Segretario, questa è un'altra tappa di tante tappe che seguiranno, ma forse ha un sapore un po' particolare, no? Perché Teramo è città governata da Gian Guido D'Alberto, quindi da una coalizione di centrosinistra, perché Teramo è molto penalizzata sotto molti aspetti, a partire dalla sanità, come lo stesso sindaco ha sottolineato, ma è anche una serata organizzata da una donna del Partito Democratico. Vogliamo per un attimo soffermarci sull'importanza della donna nel PD e nella politica. Ma è un tema centrale questo, un tema centrale. Noi spesso tra le fila del Partito Democratico proviamo a restituire dignità al ruolo della donna anche proprio nell'ambito della vita politica del nostro partito, proviamo a fare battaglie per ridare centralità alle donne anche nell'ambito della vita istituzionale, e questa deve essere una postura, deve essere un atteggiamento, un metodo, diciamo, che si utilizza e che si rivendica nella nostra battaglia politica, nelle nostre scelte. È fondamentale appunto che anche quando si decide, per esempio come in questo caso, della costituzione delle liste del Partito Democratico per il futuro di questa regione, non si ragioni solo in termini di meccanismi normativi o in termini di quote, ma si ragioni appunto in termini di investimento su donne e uomini che siano in grado di rappresentare il Partito Democratico sulla base della nostra idea e della nostra visione del futuro di questa regione. Stasera presentiamo una candidatura molto importante, che è quella della segretaria del circolo di Teramo, ed è un investimento politico naturalmente su una donna del Partito Democratico che ha dimostrato nella sua storia politica e personale di essere in grado di essere accanto ai bisogni delle persone, di essere in grado di portare la bandiera del Partito Democratico in una città importante come quella di Teramo. Io spesso dico che la rincorsa verso le elezioni regionali per noi è partita proprio dalla vittoria di Gian Guido D'Alberto a Teramo, dalla sua riconferma, dalla riconferma di un'ottima amministrazione all'interno di questa città in un periodo in cui il vento della destra era un vento molto forte nel paese. Noi da lì siamo ripartiti sapendo che è importante portare anche alla guida della regione le buone pratiche e la buona amministrazione che le donne e gli uomini del Partito Democratico e del centrosinistra hanno saputo mettere in campo nel governo dei nostri comuni, delle nostre città. Questa è la sfida che abbiamo. Alle abruzzesi e agli abruzzesi con cui parleremo nei prossimi 30 giorni dobbiamo chiedere: state peggio o state meglio rispetto a 5 anni fa, e in particolare rispetto alle questioni che attengono ai poteri della regione? Mi riferisco per esempio alla sanità, alla mobilità, ai trasporti. Io penso che gli abruzzesi stiano peggio e che noi abbiamo l'urgenza di riportare questa regione verso il futuro cambiando marcia, sostituendo questa classe dirigente guidata da un presidente della regione che non è abruzzese, è un militante di Fratelli d'Italia prima che essere presidente della regione Abruzzo, accanto a Luciano D'Amico, che invece è un abruzzese che vuole restituire alla sua terra quello che di importante ha avuto. Per questo siamo in campo con le liste del PD, con le donne e con gli uomini del PD per questi ultimi 30 giorni e per guidare la regione nei prossimi 5 anni accanto al nostro candidato presidente. Lei ritiene che questi concetti che espone con tanto calore siano recepiti nella maniera giusta dall'elettorato, soprattutto quello giovane, al quale ho l'impressione che almeno in questa fase ci si rivolga poco? C'è un tema non solo abruzzese naturalmente, ma nazionale, di disaffezione dei giovani dalla politica, e potremmo dare molte spiegazioni, però io ne osservo soprattutto una che attiene molto alla capacità della politica di essere vicina ai problemi delle persone, in particolare in questo caso delle nuove generazioni, che spesso si allontanano dalla politica perché è stata la politica ad allontanarsi da loro. Io penso che noi dobbiamo recuperare quella capacità come dirigenti politici, parlo naturalmente a nome del mio partito, di essere vicini ai problemi dei giovani, di ridare speranza, di ridare opportunità, di ridare lavoro, che sia lavoro sicuro, lavoro ben retribuito, di ridare, per quello che riguarda l'Abruzzo, ai giovani abruzzesi la possibilità di restare in questa terra o tornare in questa terra. Credo che nei prossimi 30 giorni ci attenda anche questa sfida, cioè provare a ricucire un rapporto con questo pezzo di elettorato sulla base di temi reali, concreti. Perché il tema della partecipazione al voto è un tema che riguarda la democrazia. Io sarò felice se al di là del risultato elettorale ci sarà una partecipazione al voto significativa, che darà la sensazione che abbiamo ricucito un pezzo di questo strappo, in particolare con l'elettorato più giovane.